Giuliano De Conti, allenatore del Comeglianz. Allora Giuliano, una vittoria bella e meritata. Sì, direi meritata, e ci voleva, no? Da un po' di fiducia ai ragazzi che stanno lavorando comunque bene, siamo sempre in tanto allenamento e questi tre punti ci danno un po' di morale, oltretutto ci danno sempre per morti prima di iniziare le partite e tante volte invece le partite si devono giocare e si vede che si possono anche portarle a casa. Certo, se uno vedesse per la prima volta il Comeglianz quest'anno direbbe, farebbe un po' a pugni, no? Con quella che è la classifica attuale della tua squadra. Ma non lo so, noi abbiamo sempre cercato di dare comunque il massimo, abbiamo avuto qualche problema iniziale perché comunque ci sono sempre diversi ragazzi che arrivano, nuovi, e pian piano ci dobbiamo entrare tutti nel clima battagliero che io voglio nelle mie squadre, e pian piano anche quest'anno spero perlomeno ci stiamo arrivando. Dove l'hai vinta la partita, Giuliano? Ma io penso quest'oggi proprio col gruppo. Abbiamo parlato in questi giorni con la squadra, abbiamo detto che dobbiamo essere compatti, uniti e aiutarci. Solo secondo me oggi l'abbiamo vinta lì. La partita anche con una buona organizzazione di gioco. Siamo stati ordinati, secondo me questa è stata la carta vincente. Ordinati in campo e abbiamo adoperato le nostre armi, insomma, di ripartire il più velocemente possibile. Oltre all'ordine aggiungerei l'equilibrio, no? Non si è mai vista una squadra slegata, siete stati sempre molto corti, sempre molto presenti nei momenti caldi delle azioni, insomma, credo che tu possa essere molto soddisfatto. Ma oggi sono molto soddisfatto, infatti è già un po' di tempo che cercavamo di arrivare a queste cose, no? Stare compatti, stretti, a ripartire, purtroppo in tante partite non lo abbiamo fatto bene, oggi invece lo abbiamo fatto molto bene. A differenza di altre volte. Il gol di Gildo De Toni è un inno al calcio, nel senso. Gildo l'ho detto l'anno scorso, lo ribadisco, è veramente un esempio da seguire. Lui ci mette una passione che non ho. Io anche io ho 40 anni che gioco al calcio e non ho mai visto una passione così. Un esempio, tutto qua. Ti faccio il nome di un altro vecchio, Franco De Grinis, grande prova. Anche lui viene dal Ravascletto e dà una grande sicurezza in difesa, insomma non lo scopriamo oggi, è venuto dove aveva iniziato diciamo un po' di anni fa e ha dimostrato di essere veramente forte, di dare una sicurezza in difesa. Sì, sono due diciamo che hanno esperienza, diciamo così, una grande esperienza e si vede insomma.